Bentrovati ancora da parte mia, andiamo avanti ancora con la nostra puntata e andiamo a parlare con un medico, ma è un medico speciale perché non solo è un grande editorialista del Corriere della Sera, ma ha scritto un libro che, lo so, è una frase che noi ripetiamo spesso, dovete avere in libreria perché risponde a tante tante domande, ma ne parliamo proprio con lui. Abbiamo i nostri microfoni questa mattina ed è veramente un onore e lo ringrazio per questo, il dottor Sergio Arari. Buongiorno. Buongiorno. Allora, questo è una specie di manuale di sopravvivenza, chiamiamolo un pochino così, perché quante volte abbiamo piccoli maestri oppure abbiamo dei dubbi, non sappiamo a chi rivolgerci, magari non vogliamo andare a chiedere al medico, abbiamo pigrizia, abbiamo paura e andiamo a chiedere magari consiglio alle persone sbagliate. Io credo che il suo libro serva proprio a questo, dottore. Sì, serve a dare quelle risposte semplici sui quesiti più frequenti che vorremmo fare ai medici e che molto spesso poi per timore, per fretta, per imbarazzo non facciamo, e io ho cercato di dare delle risposte molto comprensibili, molto divulgative, senza dare nulla per scontato e cercando di mettermi dalla parte del paziente. Quindi ho raccolto quelle che erano le domande che nella mia professione più frequentemente mi venivano rivolte, cercando di dare delle risposte chiare, sintetiche. Quindi lo scopo del libro non è quello di essere un'enciclopedia medica o di dare quelle informazioni che in qualche modo si possono trovare sulla rete, ma di essere invece un'informazione affidabile su temi anche un po' particolari, a parte i sintomi, come abbiamo detto, come scegliere un buon medico, come valutare se bisogna chiedere una seconda opinione a un altro dottore, quale peso dare alle casistiche che ogni volta vediamo pubblicate sugli ospedali, quando pensare che ci possa essere un problema di natura più psicologica che corporea, o ancora come imparare a descrivere i propri sintomi al proprio medico di fiducia in modo che li possa interpretare correttamente. No, ma anche domande, per esempio quella del che tipo di danni provoca lo smog, non sappiamo manco a chi farla di solito, perché se lo chiediamo al medico ci dice vabbè fa male alla respirazione, però ci dà magari una risposta anche evasiva, insomma capita molto spesso questo. Lei invece dà la spiegazione in poche righe, in modo assolutamente semplice da comprendere e sintetico, perché altrimenti ci sarebbe da parlare per ore, per esempio anche solo di un argomento di questo genere. Certo, questa è stata un po' la filosofia con la quale abbiamo fatto con Gianni Santucci, che è un giornalista del Corriere della Sera, l'anno scorso un libricino per il Corriere che si chiamava 100 domande sullo smog e che devo dire che ha avuto un grande successo, è stato molto apprezzato dai cittadini e dai lettori, e che ho ripreso qui con alcune domande sui problemi che riguardano l'inquinamento, ma anche in generale l'ambiente e anche gli stili di vita, cercando di essere anche un po' ironico, dissacratorio, non dando le solite cose che si suggeriscono così in maniera come pillole di saggezza. Cioè, hai fatto un capitolo che si chiama la mitologia della prevenzione, cosa serve davvero e quali sono invece le pratiche dubbie o comunque non così comprovate, oppure ancora qual è il ruolo delle cure alternative, senza preconcetti ideologici, ma quali hanno scientificamente già provato di funzionare e quali invece sono ancora sotto un alone di incertezza. Ecco, sono anche disponibile a farle da cavia, dottore, perché io sono una di quelle persone. In ogni caso, le volevo chiedere una cosa, perché io il suo libro ce l'ho e un po' me lo sono già andato a guardare qualche volta, vuoi perché ci sono delle mie curiosità personali, vuoi perché mi interessava proprio grandemente. Anzi, questo è il classico libro, vai a guardare una cosa, poi ne vedi un'altra, poi un'altra ancora, eccetera, eccetera. Sono rimasta un pochino perplessa, ma io sono sempre aperta a tutte le spiegazioni, per l'amor del cielo, e lei ne sa molto più di me, riguardo invece ai danni da cellulare. Cioè, molti fanno magari eccessivo allarmismo,
Però ho visto che lei non ha un atteggiamento così negativo di fronte al terribile telefonino che però ci accompagna forse un po' troppo durante la giornata. Ma allora io ho riportato quelli che sono i dati più recenti, che sono dubbi ma che suggeriscono la possibilità di una tossicità soprattutto per quello che riguarda l'aumento di alcune forme di tumore cerebrale. Però sono stato interlocutorio perché ci sono dei dati che sono ancora in fase di elaborazione e ancora molte ricerche sono in corso, quindi la letteratura scientifica su uno strumento così diffuso come il cellulare non è totalmente univoca, per cui ho cercato di essere, come in tutto il libro, equilibrato laddove non ci sono ancora certezze, di lasciare sostanzialmente una porta aperta. E poi normalmente io, questo professionalmente è proprio il mio tratto, è il suo, è un fatto suo caratteriale che è preoccupante. Anche se, dottor Arari, diciamo la verità, bisognerà far passare ancora del tempo, perché se vogliamo il cellulare è uno strumento abbastanza recente, cioè, voglio dire, non è entrato nella nostra vita da tantissimo. Se andiamo a vedere, insomma, pensando soltanto, non so, a 10-20 anni fa erano pochissimi quelli che ce l'avevano, cominciavano ad averlo ed era quasi uno status simbolo. Adesso è diventato forse un pochino troppo presente nelle nostre vite, continuo a ripetere, soprattutto in quella dei bambini poi. Certo, questo assolutamente no. Sui bambini ci vuole una cautela molto maggiore. Io credo che anche l'inchiesta che abbiamo visto recentemente in televisione della Gabbanelli abbia comunque allertato molto sulle attenzioni che bisogna avere, e credo che comunque, tornando al cellulare, l'utilizzo dei microfoni a distanza sia già estremamente qualcosa. Auspicabile. Certo. E poi impariamo pure a stare un pochino da soli in giornata, non dobbiamo stare sempre attaccati a chiacchierare con qualcuno, bisogna anche ritrovare il gusto di stare soli con i propri pensieri, ma in positivo, non sto parlando di meditare. Purtroppo c'è questa tendenza al riempimento, ecco, al riempimento a tutti i costi. Pensare, muoversi. Il male del secolo è la solitudine, secondo me. Al di là di tutto, comunque, continuo a dire, questo è un libro che è prezioso perché non solo per le nostre piccole curiosità, ma anche per non andare a chiedere alle persone sbagliate quando si ha un dubbio. Poi con ciò non vogliamo dire che sostituisce il medico, perché quello rimane sempre comunque uno dei capisaldi, è un punto fermo della nostra vita. Io, dottor Arari, la ringrazio, continueremo a seguirla. Ricordiamo Il medico in tasca, edizioni Rizzoli, dico bene? Sì, Rizzoli. Ecco, in tutte le librerie. Quindi grazie ancora, molte. Grazie della sua partecipazione e a presto. Buongiorno.